Dati i contenuti narrati, se ne sconsiglia l'ascolto ai bambini e a un pubblico sensibile. Volo per Rosenburg. Imbarco alle ore 15:40. Alzai lo sguardo per controllare l'orologio dell'aeroporto. 15:20. Mi rassicurai nel vedere che mancavano solo 20 minuti. Osservai la mia valigia, scura, ingombrante e soprattutto piena fino all'orlo. D'altronde, quando decidi di cambiare vita, cerchi di portarti dietro il più possibile per evitare che la nostalgia e l'insicurezza facciano il check-in insieme a te. Il frastuono all'interno dell'aeroporto era a dir poco snervante. Bambini che urlavano, persone che parlavano troppo forte cercando di sovrastare il casino quando lo alimentavano, stranieri che ridevano sguaiatamente a battute che solo loro capivano. Decisi che, come al solito, fosse arrivato il momento di isolarsi un po' dal mondo, quindi afferrai le cuffie Bluetooth e le inforcai alle orecchie. Misi Before I Forget degli Slipknot, seguita a ruota da Snuff e Spirited Out. Ormai conoscevo a memoria la playlist. Mentre dicevo mentalmente le poche parole che ricordavo dei testi, chiusi gli occhi per focalizzarmi sui colpi di batteria che, come una serie di tuoni, accompagnavano la voce roca del cantante. Un fischio. Metallico come quello che fanno un microfono ed una cassa avvicinati. Pensai che era un qualche effetto che non avevo notato nella canzone. Si alzava di intensità. Non potevano essere le cuffie. Maledizione, erano nuove. Forse si stavano scollegando dal telefono. I miei occhi rimasero chiusi. Tentai di aprirli, ma le palpebre erano incollate. E il fischio cresceva. Mi stava scavando nella testa. Dovevo togliere le cuffie. Paralizzato, non riuscivo a muovermi. I miei pensieri vorticavano confusi e frammentati, senza alcun controllo e senza ordini. Soffro, aiuto, non riesco a gridare, non riesco a respirare. Mi tolsi le cuffie di scatto, urlando di dolore, e aprii gli occhi. L'aeroporto era deserto. Le finestre erano chiuse, sbarrate da saracinesche metalliche. La luce che illuminava il tutto era quella pigra e sterile di alcune lampade di servizio, che ammantavano gli angoli più lontani con un sinistro velo di penombra. Ero confuso, la testa che mi faceva ancora male per il fischio di poco prima. Mi guardai in giro e chiamai qualcuno. Nessuna risposta. Solo il lento eco delle mie parole che rimbalzavano sulle pareti bianche. Mi alzai e mi mossi verso il gate. Nessuno. I miei passi risuonavano nello spazio vuoto. Mi voltai per tornare indietro al mio sedile. Controllai l'orologio. Nessun numero, nessuna lancetta, solo un cerchio bianco. Inorridito cercai nella mia tasca il biglietto e lo aprii. Vuoto. Niente volo. Niente imbarco. Nessuna stramaledettissima scritta. Andai nel panico. Spostai la mia valigia con un tremendo calcio e urlai. Non capisco. Iniziai a correre verso il metal detector. Dovevo uscire da lì. I miei pensieri ripresero a frammentarsi, a separarsi, a danzare, come quella sensazione orribile che sentivo prima. Dopo aver superato il nastro, mi fermai col cuore in gola. Mi ripresi un secondo. Poi ricominciai a correre. L'unica cosa che sentivo erano i miei passi. E con orrore sentì che stavano aumentando di numero, come una folla che mi insegue per linciarmi. Corsi a perdi fiato senza voltarmi, con il terrore stampato in faccia. Sentivo un'aria gelida sul mio collo come un respiro intermittente, proveniente da un'altra realtà. Delle calde lacrime colavano dalle mie guance, mentre occhi attoniti cercavano di scorgere un'uscita in quel corridoio infinito. Stavo impazzendo. Non avevo più controllo dei miei pensieri. Ti prego, no, 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 non voglio morire.
Un dolore mi attanagliò il polpaccio. Caddi urlando e rotolando per altri 2 metri. Alzai lo sguardo cercando di reagire. Il mio polpaccio, maciullato da qualcosa, mi trasmetteva un dolore così acuto che quasi mi parve di svenire. Guardai il corridoio. Vuoto. Sterile. Vedevo il punto da cui ero partito in fondo e poi una serie di lampade a LED. Sbattei gli occhi. Se ne spense una. Li chiusi di nuovo. Se ne spense un'altra. No. Si spensero altre 2 lampade. No. Ti prego. No. No. No.